ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi torno con un video dedicato all'estate e in particolar modo un video sui miei prodotti must have. Ho selezionato dei prodotti per quanto riguarda la cura del corpo e della persona in generale e altri prodottini di make up. Ovviamente non sono i miei prodotti preferiti, sono proprio i prodotti must have che su cui devo fare, cioè faccio sempre affidamento. E parto subito da un prodotto che per chi va al mare o comunque anche per le punture di zanzare, insomma tutti secondo me devono avere questo, questo gel. In particolar modo vi consiglio questo qua della Omia rispetto a quello dell'Equilibra. Questo lo preferisco sia come consistenza, che è più consistente, più denso come odore, come durata, anche come scadenza, anche se sono sempre i soliti 6 mesi, però questo si mantiene meglio e mi piace tantissimo, è un multifunzione, io lo uso anche per ravvivare i ricci con un po' di acqua e poi metto un filo di gel d'aloe tanto per fargli riprendere nei giorni dopo il lavaggio, tipo oggi per esempio. E poi più che altro però per l'estate in particolar modo sì, perché se vi portate una boccettina tipo questa vi fa da passepartout per il corpo e per i capelli, per il corpo, per lenire la pelle dopo l'esposizione al sole, per le punture di zanzare, insomma questo è un prodotto che d'estate, cioè non manca mai, però in estate mai. Poi per rimanere in tema capelli, perché prima stavo accennando, vi mostro l'immancabile olio di cocco. Ok, c'è anche un capello attaccato. Questa volta vi faccio vedere questo della CMD. Come vedete è liquido perché le temperature sono altissime, infatti io mi sto sciogliendo insieme a lui. È carina questa confezione, però preferisco quello della KD. Come tipo di olio sono ottimi entrambi, però come confezione preferisco il barattolo della KD che si svita. Non lo so, mi torna meglio, non so perché. Comunque qua è carino perché vi rimane il barattolino da poter riutilizzare. E in particolar modo vi voglio segnalare queste boccettine anche che trovate da Tiger per a un prezzo irrisorio. E in questa io avevo messo appunto l'olio di cocco da portarmi in spiaggia. Io utilizzo tantissimo l'olio di cocco come impacco pre-shampoo, anche puro, cioè bagno prima i capelli un pochino e metto quello, anche senza aggiungere altre tipologie di olio, mi trovo benissimo anche con quello e via. E per la spiaggia è il mio olio protettivo da sempre, cioè da 2-3 anni a questa parte, da 2 anni se non mi sbaglio. Lo adoro tantissimo perché per noi ricce che già abbiamo i capelli ricci, crespi e secchi, questo qua è una manna dal cielo perché vi protegge e allo stesso tempo vi idrata. E io lo metto una o due volte, se abbondo lo lascio solo una volta, dopo se fate il bagno, vi fate la doccia lì in spiaggia di queste, insomma senza shampoo che vi sciacquate, comunque l'olio è penetrato e vi lascia i capelli morbidissimi e belli. Se anche dovete andare a fare un aperitivo, a prendere un gelato, rimanete carine. Quindi specie per le ricce, secondo me va bene un po' per tutti perché basta dosarlo nella maniera giusta, ecco. Poi un altro olio, anche questo è un sempreverde durante tutto l'anno, ma in particolar modo per l'estate trovo che questo prodotto come idratante corpo insieme a un altro che vi farò vedere sono l'ideale, e sto parlando dell'olio di mandorle dolci. Però non solo questo, in realtà mi piace tantissimo, ve l'avevo recensito mi sembra 2 anni fa, nel 2013, dei provenzali, l'olio quello apposta per le mamme, che era con olio di mandorle, no, australiane, non mi ricordo, era... è della linea mamma e ha un profumo di limone, è un retrogusto insomma di limone, è più fresco e più leggero dell'olio di mandorle classico, è ottimo quello. Comunque io ho portato questo perché ora in casa ho questo attualmente, ma molto più rispetto a questo mi piace l'olio alla viola, che già ve ne avevo parlato a gennaio, a inizio anno. È un olio profumato favoloso, è alle mandorle dolci però profumato alla viola. Io me li metto a pelle bagnatissima, proprio appena finito di fare la doccia me ne metto un pochino, poi tamponando con l'asciugamano la pelle si idrata però non trasuda l'olio.
Poi, altro prodotto che io ho utilizzato anche al mio matrimonio, che nonostante mi sia sposata il 18 maggio, comunque non quest'anno, l'anno scorso, l'ho continuato poi a utilizzare in Madagascar per tutta l'estate. Infatti questa è la seconda confezione presa l'anno scorso e sto parlando del talco liquido Iris di Erbolario, che ha un costo all'incirca di 10-12 euro se non mi sbaglio. Io l'avevo ricevuto in regalo per il mio compleanno l'anno scorso e poi me ne sono innamorata e sono tornata a ricomprarlo. E la cosa bella è che vedete, sostanze funzionali caratterizzanti: olio di mandorle dolce, estratto fluido di iris, estratto fluido di altea, amido di tapioca, talco e latte di mandorle dolce, 100% made in Italy. Questo prodotto idrata la pelle però in maniera molto 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 delicata e vi lascia la pelle profumatissima, di un profumo di pulito fantastico e molto 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 femminile, quindi è straconsigliato questo prodotto, lo adoro. Poi, come acqua profumata, vi faccio vedere questa qua che mi è stata regalata da Elena e un'altra volta Maremma, non mi ricordo il nome della sorella, come mai mi uccideranno? Vabbè, io nomino Elena che mi ricordo. Delle ragazze a Palermo mi hanno fatto questo regalo, ve l'avevo parlato anche nel video di Tiger, che anche loro hanno un canale, si mette a fuoco. E sto parlando dell'acqua al monoi di Fitocose. Questo qua è un formato da 50 ml, quindi comodissimo da portare in viaggio. Ce l'ho anche oggi addosso, sa di monoi. Lo dovete agitare perché ha delle perle che si vanno poi a rompere, e lo agitate e poi ve lo spruzzate. Ha il 97,8% di ingredienti naturali o a derivazione naturale e il 20% di ingredienti da agricoltura biologica. Agitare prima dell'uso. Ha un PAO di 4 mesi, ma essendo un 50 ml penso che in quest'estate insomma lo terminerò, e penso di portarmelo in vacanza come acquetta profumata perché è veramente buona. Mi ricollego all'acqua, però questa qua è uno spray facciale della Evian. Questo è il formato da 50 ml, anche questo è una mini taglia, l'avevo preso da CAD per 2 euro forse, non lo so, più o meno. E qua dietro dice che aiuta a fissare il trucco, volendo lascia una piacevole sensazione di freschezza e pulizia. Questo io l'ho preso in particolar modo da portare in vacanza o in borsetta. Come vedete insomma il formato piccolino, e quest'anno mi sono dimenticata di prendere il formato grande, che penso di andare a riprendere perché quest'acqua è veramente comoda da, ovviamente la dovete spruzzare a una distanza del genere, e è molto molto rinfrescante, mi piace sia in spiaggia che da usare in città. E poi un prodotto che, se d'inverno comunque sì, mi piace utilizzare, però prediligo forse i latti, in estate non deve proprio mai mancare l'acqua micellare, e in particolar modo questa è penso la mia preferita, forse insieme alla Venus. La L'Oreal mi piace un pelettino meno, questa della Garnier è forse la migliore in assoluto, anche per rapporto quantità, qualità e prezzo. Sono 400 ml e è veramente ottima, non brucia assolutamente gli occhi, ho gli occhi veramente molto 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 sensibili, infatti questa è per pelli sensibili, strugga, deterge e lenisce senza risciacquo. Per l'estate è una mano santa perché vi strucca, allo stesso tempo vi idrata leggermente e vi lascia la pelle fresca. Ok che io poi dopo vado con un gel a lavarmi il viso, però la sensazione di freschezza è ottima, quindi straconsigliata anche questa. Se per delle categorie non avete visto dei prodotti è perché non avevo dei prodotti in particolare da mostrarvi come must have. Poi, non so se ve l'ho detto, ho deciso di fare questo video perché avevo visto quello di Simo, Miss Penny 09, quindi mi aveva mi ha fatto venire l'idea, e quindi ho detto lo faccio anche io, quindi vi lascio il link di Simona e del suo video insomma qua sotto, così se volete andare a vedere anche il suo trovate altri spunti. Passo al make up, togliamo di mezzo le cose corpo e parto da un prodotto che chi mi segue da tempo sa già di che cosa vi sto parlando, ed è la crema colorata di Essence nella tonalità più scura, ne fa due. Questa è medium to dark skin, è un formato da 50 ml, quindi c'è abbastanza prodotto. Viene con il tubetto, ha un costo irrisorio ed è un prodotto favoloso che io amo tantissimo perché
Adesso ho preso solo una volta, siamo stati al mare, poi vabbè un giorno a Formentera, però corna facendo non ho un video, certo non ho un video, non ho un viso con così tante imperfezioni o problematiche, casomai se mi vengono dei brufoli o delle cose particolari vado direttamente col correttore dove ne ho bisogno, però ho una pelle buona, diciamo che sotto questo punto di vista ve lo dico sempre, sono abbastanza fortunata, ci sto dietro però un po' è madre natura. E questa crema colorata non mi fa venire fuori imperfezioni, non la risudo e in questo modo mi evito il passaggio di mettere la crema idratante prima, col rischio che magari la mia pelle non la riesca ad assorbire. Quindi questa è già idratante e una crema colorata allo stesso tempo. Vi faccio vedere che può sembrare scura all'inizio, però poi dopo, una volta che si va ad amalgamare, uniforma in maniera perfetta l'incarnato, non fa strato e a me, fissata con una cipria, meglio se colorata in estate, perché magari se ho bisogno di dare un po' più di coprenza la uso colorata, però insomma con una cipria che avete, a me dura tranquillamente. Quindi un prodotto ottimo, low cost, che in estate non può assolutamente mancare e questa l'ho quasi terminata, me la devo ricomprare prima che Essence prenda il matto e me la tolga di mezzo. Poi, sempre per il viso, vi menziono due prodotti. Uno è un ripescato, me lo sono messo anche, ce l'avevo nel video dell'altro giorno. Ce l'avevo applicato e su Instagram anche mi avete detto: Ale, che prodotto è? Qualcuno me l'ha chiesto. E questo è l'Allover Shimmer 01 Ibiza Sun. Non so se voi vi ricordate questo prodottino qua, che era fatto in questa maniera. E il mio è anche abbastanza scavato, però sembra infinito. Io lo uso tantissimo, specie questo illuminante è portentoso, è veramente bello. È un qualcosa di spettacolare, ce l'ho applicato anche oggi, ho fatto un misto fra tutti questi ombrettini e volendo si possono usare anche proprio come ombretti singoli, vedete? Però io lo utilizzo proprio come al posto del blush, fa una luce da paura e insomma per l'estate è fantastico. A me purtroppo mi si è rotta la confezione, ma l'ho ripescato assolutamente, buono buono buono, non so se ancora c'è. Però se ce l'avete a casa ritiratelo fuori. E poi invece un prodotto nuovo che è il blush numero 08 Corallina dei Baked Powder, sì, Powder Blush di Milani. Mi si è cancellata la scritta davanti, ha questo packaging tondo e la cialda cotta bombata in questa maniera, sotto c'è anche il pennellino e lo specchiettino che non si disdegnano mai. Questo è il colore ed è penso uno dei blush più famosi di Milani insieme a un altro che è luminoso, credo che si chiami. Comunque il Corallina è un colore appunto corallo come dice il nome, con dei, allora a vederlo da qua sembra che ci siano quali glitter, poi in realtà rimangono solo delle luminescenze. Mi piace perché è setoso, dura un sacco, ha dei riflessi dorati e argentati allo stesso tempo bellissimi. Mi piace veramente tanto, questo sulla pelle abbronzata è favoloso. Poi, passando alle labbra, vi mostro l'814 di questi qua della Kiko, che è poi quello che indosso in questo momento. È il mio rossetto da tutti i giorni preferito per l'estate. Come vedete, questo è tutto ciò che rimane del rossetto. È il secondo rossetto, penso, sulla via, uno l'ho già terminato, non di questo, però della mia vita ho terminato un rossetto solo, questo presumo sarà il secondo. Ed estate, non lo so. Una tonalità di fucsia che, cioè, mi piace perché, non so, mi ci sta proprio bene. Ora sono poco abbronzata, però con l'incarnato abbronzato sta da Dio. La cosa bella è che non sbava, non va a giro per il viso, a meno che non fate come me, che prima ho messo mi sono portata via il rossetto e me lo sono spalmato in ogni dove. E si riapplica in una maniera facilissima. È vero che va via dopo 2 ore, però è un secondo veramente a riapplicarlo e non dovete essere precise perché stesso lui è precisissimo. Quindi l'814 assolutamente, ragazze, buttateci un occhio se non ce l'avete. Poi passo agli occhi.
Mascara, anche questo, un mio must have della vita in generale, però per l'estate non sento la necessità di andare a cercare un mascara waterproof perché il Lash Mania, questo qua Reloaded, pur non essendo waterproof, a me rimane tutta la giornata e anche con 40 gradi che ho passato anche del matrimonio. Faceva caldissimo, lui non si è smosso di un pelo. Ho sudato, ho fatto, non mi si è smosso niente. Quindi assolutamente consigliato anche per l'estate. Non ci ho mai fatto il bagno, però io non mi metto assolutamente niente per andare al mare o in piscina, neanche il mascara waterproof e non faccio neanche le sopracciglia. Però insomma, per le giornate questo è fantastico, senza giornate senza gavettoni, ecco. E poi vi risegnalo la matita della Catrice, ma ne avrete le palline piene perché ve la faccio vedere sempre. E questa è la 030, è il mio colore e è economica, mi dura tantissimo, anche questa l'avevo al matrimonio senza fissarla e mi è durata tanto. Per la base, prima mi sono dimenticata il correttore Superstay 24 ore. Questo mi era uscito dal secondo fondotinta che avevo comprato della Superstay. È nella tonalità 3 medium beige fons, questo qua, ed è un correttore che veramente si fissa in una maniera indescrivibile. Vi dovete anche muovere a sfumarlo perché, pur essendo liquido, si fissa tantissimo. E rimane lì tutto il giorno. Allo stesso tempo si fissa tanto, ma non fa spessore e non va nelle pieghe. Lo adoro, mi piace tantissimo. È peccato che io non lo riesco a trovare sciolto. Un altro che mi piace, ma che non ho qua, e che probabilmente mi andrò a prendere, è il Fit Me di Maybelline che avevo utilizzato l'anno scorso. Il correttore Fit Me mi piace tantissimo. Passo adesso agli occhi e vi mostro quattro palette. Una che ha mostrato anche la Simo, che è la India di Paula P, è una palette nude estiva principalmente. Questi sono i nomi degli ombretti. È una palette che sicuramente non porterò in viaggio, diciamo in aereo, perché ha un packaging, insomma, cioè volendo la posso anche portare, però è un pochino pesantina, poi magari a Sorrento me la porterò. E ha uno specchio enorme che vi permette di truccarvi tranquillamente in questa maniera. Vi si prende tutto il viso, questo specchio è uno spettacolo, è veramente gigante e comodissimo. Qua che cosa c'era? Forse c'è uno spazio per metterci delle cose o ho perso io qualcosa, forse vi hanno lasciato lo spazio per il pennello. E ha tutti questi colori meravigliosi. Tra l'altro il nero io l'ho utilizzato anche bagnato come kajal, che infatti è il Devil Kajal. Poi ci sono questi due marroni che sono fantastici per la piega dell'occhio, sono una meraviglia. Poi c'è questo che può essere utilizzato anche come blush, favoloso. Questi due sono i colori più chiari, un oro e un bianco perlato, fantastici. Questo qua che è uno dei colori più belli della palette, vi faccio qualche swatch, i primi tre colori, come mi sto mettendo? Ma nel video del haul del Cosmo Prof ve l'avevo fatto vedere, la qualità è fantastica, sono ombretti cremosi fantastici e sono un colore più bello dell'altro. Vi avevo già fatto un trucco, se volete ve ne faccio un altro. Quindi quella palette sicuramente ho già iniziato a utilizzarla e poi ho già ripreso a utilizzare Aiuto, la differente di MULAC che non vendono più, però Cindy ha rilanciato le cialdine, alcune cialdine sono presenti anche in questa qua, però per me la differente di MULAC è un qualcosa di meraviglioso. Io ci sono veramente tanto affezionata a questa palette e la trovo assolutamente estiva per questa zona destra di colori. Infatti nel trucco che avevo mercoledì avevo utilizzato Game anche nella piega dell'occhio. Sono dei colori molto vivaci, vibranti, giovani, belli, mi piace un sacco. Quello che mi piace un po' meno è questo On Shimmer qua, però il resto dei colori mi piacciono tutti tantissimo. È una palette ottima che mi piace tanto e che specie per questa zona di colori qua andrò a utilizzare. E poi vi mostro due palette della Sleek, una che ho usato un po' di più e una che devo utilizzare, voglio utilizzare in quest'estate. Quella che già avevo, cioè che già ho utilizzato da di più perché ce l'ho da 2 anni, è la Candy,
era una limited edition, ma si trova ancora. Tra l'altro ho anche i blush della Slick, della linea Candy, e questi sono i colori che presenta. Anche queste sono molto comode perché hanno questo specchiettino. Queste sono veramente pratiche da portare proprio in viaggio. E qua vi potete proprio sbizzarrire con tutti questi colori. Avendone 12 in ogni palettina, avete una gamma vastissima: i viola, i verdi, gli azzurri, il rosa, c'è un nero, un verde acido, cioè questa palette è fantastica, mi piace tantissimo, anche se la dovrei utilizzare di più insieme alla sorellina, che è la Del Mar volume 1. Anche questa era una limited edition, e questa palette aiuto a toni meno vibranti, però comunque sempre estivi. Mi è caduto il caspitiello, si è suicidato. Come vedete, questa l'ho utilizzata veramente pochissimo. C'è sempre un azzurro, però è un pochettino più spento. C'è sempre un viola, un rosa, un altro verde simile all'altro, un petrolio, questo arancione che è bellissimo, ed è bellissimo anche questo color corallo. Quindi nel caso, comunque, fatemi sapere se volete un tutorial con la Candy, con la Del Mar, con la Mulac. Anche con la Mulac avevo fatto altri tutorial. Comunque, fatemi sapere se volete vedere qualche prodottino all'azione. Questo è stato il mio video, spero che vi abbia fatto piacere. Vi mando un bacio grande, ciao e al prossimo video.